Hey coach, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo video reclutamenti per Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Oh, anche oggi due giocatori molto importanti, anche se in realtà è sempre lo stesso, che però ha contribuito alla storia di Inazuma Eleven Go Chrono Stones con due Miximax differenti. Sto parlando ovviamente di Feirune. Salve a tutti, io sono Feirune. Feirune ovviamente è stato il primo ad avere il Miximax per quanto riguarda la storia per Inazuma Eleven Go Chrono Stones, e la sua prima interazione è stata quella con Tyrannosaurus Rex, o Tiranno per usare il nome corretto della versione Miximax. Ci sono due versioni però, come ho detto, ovvero la versione con Tiranno e la versione con Big. Sono tutte e due molto semplici da reclutare, e però c'è un problemino. Per reclutare questi due personaggi non basta semplicemente andare a cercare la community nella quale ci sono le card amico. Le due card di Fei Miximax con Tiranno e con Big si possono trovare solamente sulla macchinetta Gacha su Sandorias, il pianeta sabbioso. Per far uscire questi due card amico bisogna appunto inserire una monetina d'oro e sperare che dalla pallina esca appunto la card amico, perché possono anche uscire tecniche, e a me ne sono uscite fin troppe di tecniche. Su 300 monete d'oro ancora devo riuscire a completare tutte e 54 le card amico per i giocatori Miximax. Quindi armatevi di pazienza e soprattutto di monete d'oro, e se non sapete come farmare le monete d'oro, sappiate che vi basta vincere quante più partite possibili al rango S. Non importa contro quale squadra, l'importante è solamente vincere a rango S possibilmente, senza subire gol. Il consiglio che comunque vi do prima di iniziare con i reclutamenti è quello di reclutare entrambi, dato che hanno tre requisiti in comune. Comunque sia, iniziamo con Fei Miximax di Big. Per Fei Miximax di Big abbiamo bisogno di dispositivo mediocre, che abbiamo già visto in altri video, e si prende dalla squadra Willings, che si trova nella route dell'uomo ombra su Fala Morbius. Batteteli finché non vi rilasciano dispositivo mediocre. Il secondo requisito è una foto dell'insegna del vecchio club di calcio, quella in legno che troviamo alla Raymond del presente. Andiamo davanti al vecchio club, scattiamo la foto all'insegna e il secondo requisito è soddisfatto. Il terzo requisito che ci serve è la foto dei modellini di dinosauro. Li troviamo nella seconda cabina del Galaxy Express, nella prima stanza. L'ultimo requisito è anch'esso una foto, ed è la foto della statua delle dee del calcio. Questa foto si prende appena si esce dalla stazione, c'è questa scultura, scattiamo una foto e soddisfiamo anche questo requisito. Una volta fatto, non resterà che andare nel menu, cliccare sulla borsa e andare sugli amico card e scegliere appunto di reclutare Fei Miximax con Big. Fei Miximax con Big ha zanne aguzze come tiro e tiro rimbalzante. Passiamo ora a Fei Miximax con il T-Rex, o Tiranno se preferite. Certo! Hai appena visto un Miximax! Anche per questo Fei abbiamo bisogno appunto del dispositivo mediocre, che prendiamo dai Willings, dall'uomo ombra, su Fala Morbius. La foto dell'insegna del vecchio club di calcio nella Raymond del presente, davanti al vecchio club di calcio, l'insegna di legno e foto. Le foto dei modellini di dinosauro nel secondo vagone del Galaxy Express, prima stanza. E poi il topic persone potenti. Questo topic o argomento si prende nella palestra della Raymond del presente. Parlate con questo ragazzino e vi darà l'argomento. Come vedete, hanno un solo requisito differente per entrambi. Io li ho presi entrambi, però vi ripeto, dovete avere la fortuna che vi capiti quello che volete dalla macchinetta di Sandorias, altrimenti non se ne può fare nulla purtroppo. Quindi, se vi capita quello che volete al primo tentativo, buon per voi. Al 70% compaiono le abilità. E credetemi, io dopo 300 monete d'oro ancora non ho preso tutte e 54 le card che mi servivano
per reclutare tutti quanti i giocatori. Mi mancano alcune card importanti, però comunque sia ho già i reclutamenti di giocatori davvero importanti pronti, quindi continuate a seguire il canale perché usciranno reclutamenti davvero davvero importanti, come ad esempio Victor in Miximax con Bailong. Ad ogni modo, con questo video abbiamo finito la stirpe di Fae. Bene Cug, questo video termina qui, io spero che vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a prendere due personaggi comunque molto importanti per Inazuma Eleven Go. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!